Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questa guida gameplay walkthrough che sto portando del gioco dall'inizio alla fine siamo ormai oltre 130 e passa episodi, siamo davvero tantissimi episodi. Andremo verso la città di Mistralon City, appunto. Quindi, prima di tutto però dovremo battere il capopalestra Rafan, dato che non l'abbiamo fatto. È di tipo terra il buon Rafan, quindi useremo specialmente Oshawott e Livanni. Ok? Quindi andiamo dal capopalestra. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash, di Rafan come capopalestra e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Salve! E qui abbiamo Chidi. Glacial, you just missed Sealant, hai appena mancato Spighetto. You told me some new tricks and a move. Solar Beam. Why not help me try it out? Attenzione, mi ha insegnato solo al raggio. E vuole combattere. Ha solo un Pokémon, immagino che abbia Pansear, infatti. La scimmietta di fuoco. Andiamo e lo distruggiamo con Surf. Fuoco bomba ovviamente non ci fa nulla, mentre noi con Surf lo one-shottiamo. Perfetto. It's going to make a while to perfect. Effettivamente ci metterò un po' a perfezionarla quella mossa, anche perché non l'ho usata. Ah, non riesco ancora a vincere. Devo continuare ad allenarmi. Grazie per avermi aiutato. Va bene, buonanotte. Ed ora entriamo finalmente a battere Clay, o meglio Rafan. Eccoci qui. Nello scorso episodio, per riuscire a battere Clay, siamo andati sull'isola di Milos, Milos Island, e abbiamo placato, barra catturato, le tre forze della natura: Tornadus, Thundurus e Landorus. Se ve lo siete persi, andatelo a vedere. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate appunto di Rafan, di iscrivervi al canale e di condividere soprattutto questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo, ad un videogioco che ripercorre le avventure di Ash. Quindi se avete amici, gruppi appassionati di Pokémon, amici che guardavano il cartone da bambini e che adesso magari sono anche un po' allontanati dal brand, dato che gli ultimi giochi Pokémon fanno abbastanza cagare, consigliatevi magari questo video in cui potrebbero trovare qualcosa di interessante. O meglio, questo gioco, non tanto nel video, nel gioco potrebbero trovare qualcosa di interessante che li riavvicina un po' a Pokémon, specialmente durante le prime generazioni. Le parti a Kanto e Johto per adesso. No, la parte a Kanto proprio per adesso rimane la migliore, secondo me. Andiamo ad affrontare anche questo allenatore. Let's go! Sterling, che manda in campo Sandile. Tra poco prenderemo anche il nostro Krokorok, eh? Arriverà il nostro Krokorok. Andiamo di Surf. Beh, è stata una buona idea rendere Oshawott speciale, eh? Fa dei danni molto buoni ora. Va di Surf. Ah, non posso usare la stessa mossa più di due volte perché ci ha messo quell'altra mossa l'infamella, eh? Vabbè, andiamo di Acqua Getto, che come vedete, giustamente non possiamo usare la stessa mossa due volte. Funziona comunque Acqua Getto. Oh, no, non puoi evolverti, caro Oshawott, ormai lo sappiamo. I guess I can fight. Penso proprio di poter combattere. Vediamo, Don. Che manda in campo Krokorok. Eccolo qua, che iniziano a teaserarcelo un po'. Andiamo di Surf. Ok, Swagger, ci ha usato vero bullo. Niente, siamo colpiti da soli. Tormento. Perfetto. Surf dovrebbe comunque one-shottarlo, appunto. E poi cambia un Pokémon, se ne ha un altro. No, ok, perfetto. Già finita la battaglia. Proseguiamo, diamo una super pozione al nostro caro Oshawott. Eccoci qui. Salve. Vediamo il buon Isaac. The Binding of Isaac. L'avete mai giocato? Ci sono molte persone molto appassionate di quel gioco. Surf. Lui ci ha utilizzato addirittura Sgranocchio. Spero che il nostro Krokorok abbia Sgranocchio. Palpitoad, sì, cambia un Pokémon e mandiamo di Vanni. E andiamo a dire Razorleaf. Molto carina anche la musica. Lasciamo a questo punto di Vanni. E ancora Razorleaf. No! No,
No, e niente, ha perso. How about some fun? In che senso? Un po' di Schweppes? Solo io e te? Caro avventuriero? Allora, surf. Peccato che Oshawott sia abbastanza lento, ma va bene così, dai. E siamo arrivati ormai da Rafan, eccolo qui. O Clay, che dir si voglia. Ricarichiamoci per bene e andiamo a sfidarlo. Salve Clay. I heard you helped out at the island. Ho sentito che hai aiutato all'isola. Non è che ho aiutato, ho fatto tutto io tecnicamente. Mentre lo apprezzo, questo non mi farà comunque andarci piano con te. Bene, non l'ho chiesto infatti di andarci piano. Andremo con Oshawott, Livanni e direi Scraggy. Andiamo con questi tre. Usiamo Scraggy alla mentre possiamo ancora per l'ultima palestra, poi lo sostituiremo con Crocodile. O meglio, Crocorock prima, che si evolverà in Crocodile. Ok, Intimidate, non è un problema perché noi andiamo di Surf che è speciale. Stone Edge non ci fa troppo danno, mentre noi con Surf lo shottiamo. Fortissimo Oshawott a questo punto. Cioè, fortissimo per quello che è. Ok, contro invece Excadrill sarà tosta. Sarà davvero tosta. Proviamo ad andare con Surf. Drill Run mi shotta, fortunatamente no. E noi lo shottiamo invece con Surf. Attenzione, Oshawott MVP della puntata della palestra. Palpitoad. Ecco, contro Palpitoad invece mandiamo Livani. Avevo detto di voler usare Scraggy per l'ultima volta, non ce n'è stata l'occasione in questa battaglia. Vabbè, lo useremo contro qualche allenatore andando verso il buon Crocorock. Tac. Non ci posso credere. Devi crederci invece. E Oshawott deve credere anche al fatto che non si evolverà mai. Ti sei guadagnato la medaglia Sisma. Eccolo qua. E anche questa è MT Fossa. Oh, finalmente abbiamo la MT Fossa. A tutto turn attack that deals powerful damage. Ok, lo sappiamo cosa fa Fossa. Cosa vuoi? You beating me was a fluke. Don't think that it would happen again. Niente, lui comunque mantiene il suo orgoglio e dice che averlo battuto è stato un colpo di fortuna, cioè non succederà mai più. Vabbè, ok. Se ne è proprio sicuro, il buon Rafan. Noi intanto abbiamo preso anche la quarta, mi sembra, medaglia. Sì, quarta medaglia di Unima. Quindi siamo ufficialmente a metà regione. Andiamo a darci una curatina ai Pokémon. Ecco qua. Perfetto. Facciamo un minimo di scorta di oggetti curativi, soprattutto qualche pozioncina, dato che non l'abbiamo più. Prendiamone un po', così da averceli proprio di scorta, tanto costano pochissimo. Poi qualche super pozione, che ora iniziamo ad usarle. Ecco qui. E credo basta. Qualche revive, giusto per rifarci dei revive che abbiamo usato prima. Perfetto. A questo punto ci siamo. Andiamo. Rimettiamo davanti altri Pokémon che devono allenarsi, come Pinit e Tranquil, che deve ancora evolversi tecnicamente. E andiamo verso la prossima meta. Per adesso bisogna solamente andare nel percorso 6. Quindi andiamo. Allora, percorso 6. Salve. Iniziamo a battere allenatori sul percorso 6. Tu sei un Pokémon Ranger e sei Kutsu. Comanda in campo Zorua. Interessante, Zorua. Interessante anche perché morirà malissimo con Brickwreck. Tra l'altro Zoro a livello 3 l'ho visto adesso. Ma che problemi hai, Kutz? Wow! Non posso mai vincere. Ci credo, ma con Zoro a livello 3 contro chi pensi di vincere? Qui abbiamo un fungus che abbiamo già catturato. Quindi possiamo felicemente fuggire. Allora, qui non penso ci siano Pokémon nuovi da catturare, sinceramente. Non scendiamo di qui, dato che torneremo solamente indietro. Ed ecco invece Carrablast nell'erba alta. Andiamo a prenderci questo Carrablast. Tra l'altro, lasciatemi spiegare il metodo evolutivo per Carrablast e Shelmet che hanno implementato in questo Pokémon Fan Game, dato che non ci sono le evoluzioni tramite scambio. Praticamente dovete far salire di livello Carrablast mentre avete in squadra Shelmet e viceversa. In questo modo si evolveranno. Excuse me? Vai, battiamo anche lei.
Lady Nicole, Tim Polla. Per me, con Breccia, lo shot comunque, infatti. Pure colpo critico, buono. Finita a livello 31, vorrebbe imparare Hit Crash. Vediamo un po' questo Hit Crash. The user slams the foe with its flaming body. Più pesante è l'utilizzatore e maggiore è il danno. Assolutamente meglio di Flame Charge, molto probabilmente, quindi togliamoglielo. Poi, Timpole, sì, sostituiamo il Pokémon. Mandiamo Tranquil, che deve allenarsi un po'. E deve riuscire a salire di livello. Ah, gli manca anche poco, dai. Andiamo di Aerosalto. Non ha molta difesa Timpole, eppure riesce a sopravvivere. E a farmi flagello con così poca vita, che mi fa parecchio male. Perfetto. E altro Timpole. Speriamo in un brutto colpo di aerosalto allora, così la lotta durerà un turno e basta. No. Ah, però che danno! Che danno il signor Timpole, eh? Con bola raggio. Altro Timpole. No, no, continuiamo con Tranquil. Deve salire di livello questo Tranquil. Round. Attacco rapido. Bella anche la musica, davvero belle le musiche. Sono quelle dei giochi Pokémon normali, eh. Ok, diamo una super pozione ora al nostro Tranquil. E proseguiamo. Salve. Oh, pensavi che fossi un allenatore? No, no, sono solo un viaggiatore. Magari questo ti calmerà. E ti dà una Silk Scarf. E a questo punto direi di dare la Silk Scarf. Dato che ora ne abbiamo due. Dov'è? Vediamo un po' se la prendo. Ecco qui. Diamone una. Ah, tranqui. Ah, no, è vero, c'è già il moneta muleto, va bene così allora. Lasciamolo tranquillamente così che prendiamo più soldi. Altro Pokémon, vediamo se troviamo Shelmet. No, ancora Karrablast. Che però catturerò per poterlo far evolvere. Senza problemi. Ecco, il gioco inizia ogni tanto a scatticchiare, eh. Il gioco inizia ad avere qualche piccolo freeze. Non so se sia dovuto al fatto, cioè prima non ce l'aveva nelle regioni precedenti questo freeze. Probabilmente è dovuto al fatto che ovviamente sulle regioni successive ci hanno lavorato un po' di meno. Le regioni principali, cioè quella su cui hanno lavorato di più, è palesemente la prima. Allora, continuiamo con Pignit. Hai un momento? Ma certo che sì, per te, caro scienziatone. Gin, chiama nel campo Dearling. Ah, ti è andata male. Ho Pignit. Proviamo Heat Crash. Usa finta. Ok, non male. I see. Sì, guarda, guarda pure. Anzi, I see in questo caso vuol dire capisco. Don't go in there. Powerful Pokémon dwells there. Ok. Dato che anche l'altra volta c'era questo stesso personaggio ad avvisarci che un Pokémon potente viveva da qualche parte della Virizion, probabilmente qui dentro c'è Terrakion, la butto lì. O Terrakion o Cobalion, comunque. Salve. Andiamo a sfidare questo allenatore. William, chiama nel campo Dearling, anche lui. E questi staranno studiando le varie forme di Dearling, immagino, no? Hit Crash. E lo distruggiamo. Grazie, grazie a te. Andiamo a prenderci questo strumentopolo, un elisir. E c'è un Pokémon qui dentro, vediamo chi esce. Oh, Buffalant, anche lui non l'abbiamo, eh? Cerchiamo di prenderlo subito. Quick Ball. E davvero, l'Evindex di Unima sta andando avanti ad una velocità assurda. Nelle altre regioni ti ridavano dopo un bel po' i Pokémon, in realtà. Allora, io farei contro di lui. Adesso dobbiamo indebolirlo perché non è andata la Velox Ball. Manderei Tranquil, il deputato a indebolire Pokémon avversari, dato che ha degli attacchi proprio perfetti per questo. Andiamo di aerosalto. Focus Energy, andiamo ancora di aerosalto. Ed ora proviamo a prenderlo. Con una Level Ball, vai. Vediamo se Buffalant entra. No, non entra. Niente, continua a diminuirmi la velocità al Buffalant. Dai, entra. Tra l'altro molto carino Buffalant, è una sorta di variante di Tauros alla fine, però non è male.
È più bisontoso rispetto a Tauros. Entra nella level ball, non fare il... Non voglio dire cosa. Non fare il mascalzone. Ecco, mettiamola così. Niente, è un mascalzone. Continua a fare il mascalzone. Ho paura che con un attacco rapido però lo shot. Proviamo con un attacco rapido. Ok, no, buono, è andata vita rossa. Ecco, per favore non uccidermi il buon Tranquil, grazie. Ti metto davanti Pikachu così tanca un po' lui. E Tranquil non muore, non mi fa sprecare un revitalizzante. Ed ora andiamo di Level Ball, di nuovo. Dai, vita rossa, questa volta entri, vero, Buffalant? Buono. Buono, buono, buono. Altro Pokémon preso. Stadio unico, tra l'altro. Pokémon di tipo normale. Bash Buffalo Pokémon. Allora, entriamo in questa casetta. Salve. We study the effect of season here, appunto, studiano l'effetto delle stagioni. Dirling e Sauceback sembrano avere dei forti effetti, appunto, riguardo alle stagioni. Appunto, hai un Dirling? Mi piacerebbe darti un premio se ce l'hai. Poi, se gli mostrate un Dirling, come al solito dovete averlo prima in squadra, vi darà una pietrafoglia. Quindi, se volete, prendetela. In ogni caso, potete comprarle quante ne volete di pietre evolutive, quindi... Ormai questi NPC lasciano un po' il tempo che trovano. Andiamo a curarci, super pozione, su Tranquil, ok, e si può proseguire. I borrowed this from my dad. Cosa? L'hai presa in prestito da tuo padre, ok. I Pokémon, immagino. Quindi li riporterai tutti morti ora. Kate Crash. Potuto usare anche Breccia, a dire la verità. Sismitoad, contro Sismitoad mando Livanni. E andiamo di Razzleaf. No, dai, ha evitato l'attacco. Mud Shot e mi diminuisce la velocità, va bene comunque. Tanto sono comunque più veloce di te. Poi Blitzol. Contro Blitzol, ma andiamo Scraggy, dai. Usiamolo un po' questo Scraggy, poverino. Che tra poco verrà malamente sostituito. Allora. Andiamo di Beat Up. No, mi ha paralizzato. Vabbè, comunque morirà. Ecco fatto. Easy. Scolipad. Cambiamo Pokémon contro Scolipad e mandiamo Tranquil. Anche perché Scraggy è paralizzato. Mentre Tranquil molto probabilmente con volo riuscirebbe a shottarlo. Vediamo, eh. Forse era assalto, no, ma volo sì. Ah, godo. E gli fotto pure la protezione. Bene, bene, bene. Not fair. Mi spiace. Si è lamentato del fatto che non sia molto leale quello che abbiamo fatto. Vediamo un po' che Pokémon troviamo qui dentro. Un altro Karrablast. Mi manca Shelmet. Non esce Shelmet. Fuga. Salve. The Puddle are so much fun. Le pozzanghere sono così divertenti, ci dice. Questa profumina Tiana. Che me ne campo Vanillit. Ma ci sta andando proprio bene, con Pignite comunque. Questo muore anche con Lanciafiamme. Poi Frillish. Contro Frillish invece mandiamo di nuovo Livanni. Ah, il Frillish rosa. Il Frillish femmina. Vai di Razorleaf. E addio Frillish. Ah ah ah, yay! Niente, così felice di aver perso. Continuiamo il nostro viaggio lungo questo percorso e troviamo Buffalant. Facciamo così, breccia, così saremo di livello. Ah, non muore davvero? Così resistente Buffalant? Complimenti, caro Buffalant. Ecco fatto, livello 32 per Pignite. Salve. You just came into my neck of the woods. Ok. Cazzata la Pokémon Ranger Shanti, eh? Contro Emolga. Andremo di Rotolamento, super efficace. Azz, anche lui è super efficace. Oddio, ritorna l'incubo Emolga. Ritorna il fottutissimo incubo Emolga.
Proviamo con Oshawott. Sembrerà strano, ma Oshawott è la nostra scelta migliore. Ice Beam. Appunto. Ed ora Dirling. Cambiamo Pokémon, ma andiamo tranquil. Andiamo di Aerosalto. E abbiamo sconfitto anche Shanti. Shanti Reeves, proprio lei. Entriamo in questa casetta e c'è questo vecchio Mr. Fuji che ci cura i Pokémon. Quindi ringraziamolo ed usciamo. Poi andiamo a vedere se qui c'è uno strumento. Oh, c'è un allenatore. You fell right into my trap. No, siamo proprio caduti nella sua trappola. Si vedeva l'ammiraglio Hiccup qua. It's a trap! È una trappola! Big break su Mincino, che devo ancora catturarne uno tra l'altro per scambiarlo con quello che mi scambia Zorua. Emolga. Bene, contro Emolga abbiamo il deputato a battere gli Emolga. L'abbiamo trovato, Oshawott. Adesso Emolga tipo farà scarica, ce lo shotterà, vediamo, eh. A posto di fare attacco rapido di merda. Invece fa attacco rapido. Niente, sono contenti di fare attacco rapido. E poi andiamo di Appoggetto. No, mi ha paralizzato. Vabbè, tanto posso curarmi qui a due passi. Oshawott vorrebbe imparare Aqua Tail. No, il nostro Oshawott è speciale, attacco speciale. Quindi niente, Aqua Tail. Qui dietro quindi non c'è nulla. Un altro Karrablast. Niente, Shelmet non vuole proprio uscire. Beh, abbiamo già preso comunque Karrablast, tutte e due, e Buffalant, quindi non mi lamenterei troppo. Due su tre per ora le abbiamo presi. Cioè, so per certo che c'è anche Shelmet qui da qualche parte. Eccolo! Eccolo qua, trovato. Andiamo quindi a catturarlo. Quick Ball. Ottimo così. Ottimo, ottimo, ottimo. Snail Pokémon. Pokémon Lumaca. Carina anche l'idea di Shelmet, eh. Shelmet è come idea carina, come design. I don't want this anymore. E questa ci regala una Shiny Stone. Così, a caso. Andiamo a vedere cosa c'è anche qui sopra. Un altro Karrablast. Niente, non si può uscire dall'erba alta senza incontrare un altro Karrablast. Va bene. Facciamo così allora, Flamethrower. Diamo un bel regalo da Dio a questa erba alta, arrostendo uno dei suoi Pokémon selvatici. Ok, salve. E lì vediamo infatti che c'è il nostro Krokorok. Nice to meet you, my name is Cedric Juniper. Il mio nome è Cedric Juniper, appunto. Piacere di conoscerti. Penso che tu conosca mia figlia. Speravo di trovarla all'interno della caverna, ma quel Krokorok si rifiuta di muoversi. Sembra che stia aspettando qualcuno. Andiamo ad affrontare prima questo allenatore, completiamo il percorso prima di andare da Krokorok. Scientist Ron, che manda in campo Dirling. Andiamo di Flamethrower. Questi scienziati sono proprio ossessionati con i cerviatti, eh? Ossessionatissimi. E qui abbiamo fatto tutto, quindi. Abbiamo completato anche questo percorso. Salta fuori un Dirling, ma non ci interessa Dirling per il momento. Quindi fuga. E a questo punto, sapete cosa faccio? Si torna al centro Pokémon e si lascia giù Scraggy, ovviamente. Perché Krokorok lo voglio prendere subito in squadra. Quindi andiamo a lasciare giù il buono Scraggy qui. Hai fatto il tuo dovere, caro Scraggy. Soprattutto con Beat Up, hai fatto davvero il macello. Quindi ti porto via pure il tuo strumento e ti sta bene, crepa. No, dai, poverino. Andiamo a metterlo nel suo posto. Guardate quanti box pieni. Ok, lo mettiamo quindi per adesso qui insieme agli altri Pokémon di Ash di quinta gen. Poi questo box lo rinomino, sposto tutti quei Pokémon senza problemi. E già che ci siamo, mettiamo in ordine i Pokémon che abbiamo catturato in questa partita. Quindi 588, Karrablast. 76, 82, 88 poi. Poi mettiamoli subito l'altro Karrablast che faremo evolvere facendolo salire di livello insieme ad uno Shelmet in squadra. Dov'è? Qua.
Poi, oh, sono andato un po' troppo indietro. Abbiamo Buffalant 626. Vediamo un po'. 600, 630, quindi 26 è qui. Ed infine Shelmet. Shelmet che è il numero 616. E quindi se ne va esattamente. Allora, 6, 12, 18, 17, 15, 16. C'è qualquadra che non cosa. È il numero 616, no? Sì. Tu cosa sei? Il numero 615. Ah no, giusto, giusto. 16, 17, 18. Non so perché avessi sbagliato a contare. Ok, piano piano come vedete il nostro Living Dex si popola di tutti quanti. Ho fatto evolvere anche Whimsicott, come vedete, con una pietra solare data al Cottonee doppio che avevo catturato nello scorso episodio. Ho fatto evolvere le tre scimmie con le varie pietre, quindi ce le abbiamo tutte qui. Ed ora quindi si può continuare, abbiamo un posto libero in squadra. Torniamo dal buon Krokorok e vediamo se riusciamo a trovare anche un altro Shelmet nel frattempo. Quindi non taglio, vediamo un po' se esce qualcosa nell'erba alta mentre torno là, o magari anche un Pokémon nuovo. Ok, una Buffalant ce l'abbiamo già. Facciamo fuga. Vediamo un po', eh. Io l'erba alta la schivo, però se esce qualcosa, magari esce qualcosa di interessante. Dirling non è interessante. Fuga. Eccoci qua. E stiamo per riarrivare là dove dobbiamo andare. Tra l'altro quello dovrebbe essere l'ingresso della cava a pietra elettrica. Ecco l'altro Shelmet. Che però tecnicamente è vero, non posso catturare. Beh, facciamo così, lo catturo comunque. Lo catturo, non potrei catturare perché mi entrerebbe in squadra, quindi quello che ho fatto finora sarebbe inutile. Però lo catturo e poi facciamo che tra una parte e l'altra vado a depositare i Pokémon e mi ritroverete lì all'inizio della prossima parte con il posto libero in squadra per prendere Krokorok. Nel frattempo però torniamo su. Karrablast lo lasciamo stare. Fuga. Andiamo. Altro Shelmet, no basta ormai. Ormai ne abbiamo abbastanza di Shelmet, via. E rieccoci qui. A questo punto, sì, Charge Stone Cave, cave a pietra elettrica dovrebbe essere. A questo punto io davanti al buon Krokorok mi fermerei, dato che siamo arrivati a quasi 30 minuti di video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo episodio ovviamente prenderemo quel Krokorok lì che c'ha anche gli occhiali, adoro il dettaglio che abbiano messo gli occhiali come vedete, perché giustamente Krokorok di Ash ha gli occhiali. E penso proprio abbia occhiali neri come strumento tenuto e noi non glielo cambieremo mai. Non gli metteremo la soft sand per fargli avere più potenza nelle mosse di tipo terra. Si terrà sempre gli occhiali neri perché è canonico che sia così. Tra questo episodio e il successivo ritornerò al centro Pokémon, lascerò giù Shelmet e quindi mi ritroverò qui con i Pokémon curati, con un posto libero in squadra e prenderemo Krokorok proprio all'inizio del prossimo episodio. Dove poi andremo ad affrontare la caverna, la cava, pietra elettrica, pietra luce, non mi ricordo di preciso come venga chiamata in italiano. Cava pietra luce, forse? Beh, nel caso scrivetemelo nei commenti se ve lo ricordate voi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e quindi, da Glacial Sphere, è tutto. Alla prossima puntata!